Benvenuti ad una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Qui abbiamo la mia assistente Antonella Carrieri. E qui abbiamo il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene, oggi prepareremo una bistecca di maiale con peperoni in agrodolce e funghi champignon. Sì, questi sono champignon, olive, aglio e rosmarino. Rosmarino. Perfetto. I nostri ingredienti sono bistecca di maiale, olive, aglio, rametti di rosmarino, funghi champignon, peperoni rossi e gialli, aceto di vino bianco, olio extravergine di oliva. Prendiamo una padella antiaderente, scaldiamo dell'olio extravergine di oliva, lasciamo rosolare dell'aglio in camicia, leggermente schiacciato ovviamente per... Ah, non pulirlo proprio. No, poi lo andremo a togliere in modo da scaricare il suo aroma e profumo. La bistecca di maiale lo andremo ad intaccare in modo da non poter fare la gobba quando si cucina. E sì, se non avessimo fatto questo taglio si sarebbe aggobbato. Quindi... ecco perché si gonfiano, perché noi casalinghe penso che non lo facciamo questo lavoro. Bisogna incidere ovviamente i lati, fare due incisioni, anche tre se vogliamo. E siamo a posto. La mettiamo qui a rosolare. Ecco qua. Aggiungiamo qualche rametto di rosmarino per profumare. A parte avviamo la cottura dei peperoni rossi e gialli. Li tagliamo così un po' a bastoncini. Li andremo solo a scottare con olio e aceto di vino bianco. In questa ricetta, se vogliamo, possiamo anche adoperare dei peperoni già in aceto, pronti in barattolo. Quelli già in aceto pronti in barattolo, certo, che sono già agrodolce, quelli sono, vero? Io prediligo sempre la verdura fresca di stagione, quindi è migliore, la facciamo forse a parte noi. Lasciamo scaldare la padella con un filo d'olio. Lasciamo scottare i peperoni e poi aggiungendo un po' di sale sia ai peperoni che alla carne. Perfetto. Puliamo i nostri champignon. Io, come di solito, pulite voi a casa i funghi? Io di solito tolgo il sotto questo e li lavo. Basta. Perché come si puliscono? Si può fare così ovviamente, ma il consiglio che vi do è di non lavarli perché in camera acqua. Basta, il fungo prende acqua praticamente. Sì, assorbe acqua lo champignon. Basta ecco incidere. A spellarlo praticamente. Sì, al basso della testa del fungo e poi tirare via questa pellicina dove ovviamente riporta un po' di granelli di certo. Terra, no? Abbiamo lo stesso fungo pulito, bello, vedi? Non con la terra, ma nello stesso tempo non si è impregnato di acqua, che poi ci andrà a scaricare ovviamente in cottura. Infatti qualche volta può capitare quando si fanno i funghi tutta questa acqua. È vero. E deriva anche perché assorbe l'acqua. Cacciano l'acqua. Sì, andiamo a tagliare un po' grossolani e li mettiamo a cucinare insieme alla bistecca di maiale. Nel frattempo aspettiamo che si rosolano un po' i peperoni, dell'aceto di vino bianco, attendiamo quelli 5-6 minuti che sfuma e finisce di cucinare un po' il peperone. Nello stesso tempo mi dai una pinza, un forchettone, quello per... Perfetto, questa? Benissimo. Bene. Per girare la bistecchina di maiale, vedi? Sì, sì. Si comincia a rosolare. Si sente il rosmarino, l'aglio. Con l'aglio. Infatti non si alza la bistecca tagliata. Hai visto? Così. Aggiungiamo i nostri funghi e olive verdi, nere, taggiasche. Ovviamente io prediligo quelle taggiasche perché sono più buone e hanno un sapore più accentuato. Un po' di minuti di cottura e il nostro piatto è pronto. Chef.
Ecco, Antonella. Abbiamo fatto? Quasi pronto. Vedi? Non ha rilasciato un goccio di acqua, sei visto? Sì, sì. Non c'è acqua. Sì. In padella non c'è acqua. La bistecca proprio... l'hai fatta cuocere un po' di più, è vero? Beh, sicuramente è carne di maiale, va cucinata. Cotta bene? Bene, sì. La carne di maiale è una delle pochissime carni che deve essere cotta bene. Cotta bene, vero. Certo. Però come vediamo, vedi, i funghi si sono anche ben rosolati, no? Sì, sì. Perché proprio non ha assorbito acqua, quindi sì, non viene quasi lessato, sì, ma viene anche rosolata. Ovviamente andiamo a togliere i nostri rametti di rosmarino che hanno ben profumato il piatto, degli spicchi di aglio che abbiamo lasciati interi. Uniamo per qualche secondo i peperoni. Insieme. Guarda già che gioco di colori. Io invece l'avrei messa a parte, per esempio, vedi i peperoni. No, c'è chi lo fa tutto insieme, pure... Vabbè, ovviamente i peperoni devono essere fatti a parte, quindi certo, è giusto che cotti a parte. Andiamo ad impiattare. Adagiamo la nostra bistecca di maiale sul piatto. Poi guarniamo con i funghi e peperoni che danno quella nota acidula, perché l'abbiamo bagnata con l'aceto. Certo, l'aceto. Qua ci sono dei profumi. Squisiti, guarda, veramente. Semplici queste ricette, ma buone veramente, già si vede. Bello, perfetto. Antonella, ovviamente questo profumo di sapori possono solo scoprire chi sta a casa rifacendo questa ricetta. Solo noi lo possiamo sentire. Certo, però possono scoprirlo anche loro che sono a casa, perché hanno dato i consigli giusti per riproporla. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e stessa ora su TV6. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.